Siamo con Glauco Faroni, scrittore e giallista fanese. Il tuo ultimo romanzo, Il calcio del feudatario, quarto libro che hai pubblicato, è stato presentato ufficialmente ieri sera. È stata una bellissima serata dentro il Palazzo del Feudatario Montefelcino in occasione del mercatino del feudatario, una delle, diciamo, delle sagre, delle esposizioni, delle manifestazioni più interessanti del nostro entroterra. E a presentare il volume, Sanzio Balducci, Silvano Clappis, Alberto Berardi e un qualificatissimo pubblico che ha riempito completamente la sala. Nessuno se l'aspettava, anche perché l'ora era purtroppo è slittata verso le 8, però le persone sono rimaste ed hanno ascoltato il dialogo, la presentazione sino alla fine. Ecco, è stata una bellissima serata. Il commissario Giannetti si sposta a Montefelcino. Perché hai scelto proprio questo paese fra tutti quelli disponibili? La risposta è molto semplice, perché un giorno ci siamo trovati a pranzo con il sindaco di Montefelcino, il quale aveva e ha aperto una sala biblioteca intitolata allo scrittore di giallista fanese Luciano Anselmi, diciamo, posando la prima pietra di quello che potrebbe diventare un museo del giallo o una biblioteca del giallo. E il sindaco mi aveva chiesto, dice, ma tu che scrivi gialli, non è che per caso avresti voglia di scrivere un giallo su Montefelcino? Ovviamente ho risposto subito di sì. E quindi siamo riusciti, attraverso anche il contributo della banca di credito del Metauro, a stampare questo volume che, diciamo, dalle prime reazioni sembra ben riuscito. Una storia che parte dal Medioevo per arrivare a noi. Il lavoro di documentazione è stato lungo. Assolutamente, perché a me lavorare molto di documentazione in un volume così di fantasia non è che piacesse più di tanto. Ho cercato le notizie, quelle che erano indispensabili, poi mi sono aiutato molto con la fantasia, che forse è la cosa migliore e alla fine anche più verosimile della storia vera. Può raccontarci in breve la trama del libro? In breve, ma senza svelare che l'assassino è il maggiordomo, arca miseria, non lo devo dire, forse che l'assassino è il maggiordomo, ormai l'ho detto, e vabbè, lo taglieremo dopo. È il maggiordomo, come in tutti i gialli che si rispettano, non è vero, sarà il maggiordomo, non c'è neanche il maggiordomo. È una storia che parte dal 1944, nella ritirata dei tedeschi prima del passaggio del fronte. È un gruppo di tedeschi, diciamo un po' fuori le righe, ruba un tesoro. E dietro questo tesoro ci sono delle famiglie, una famiglia di Montefelcino, poi ci sarà un frate che insegue questo tesoro perché c'era un calice del feudatario, particolarmente interessante. E di più dire di un romanzo giallo è difficile, se non che, come al solito, da me c'è poco sangue, c'è più ironia, divertimento, che ecco, sangue, frattaglie buttate, così, eccetera. Non, è un giallo che si legge benissimo sotto l'ombrellone o alla sera prima di dormire. Dove possiamo trovare il romanzo? Il romanzo lo potete trovare presto in tutte le librerie del Regno. No, siamo in una repubblica. Tutte le librerie di Fano. Tutte le librerie di Fano lo troverete e il prezzo è sempre quello, 9 euro, e spero che i lettori siano tanti. Il commissario Giannetti si ritirerà dopo l'ennesimo caso o sentiremo ancora parlare di lui? Assolutamente, il commissario Giannetti continuerà le sue indagini, solo che l'ho portato un po' troppo avanti con l'età, dovrò fare un passo indietro. Probabilmente il prossimo giallo ci sarà un morto nel carnevale, un carrista che muore e Giannetti che indagherà per scoprire chi è l'assassino. Ci sarà anche una storia con una maîtresse che perde o gli viene rubata un'agendina con dentro, penso un po', tutti i nomi di coloro che frequentavano e dei loro vizi, delle loro preferenze. E quindi questa agendina diventerà preziosissima e il commissario Giannetti riuscirà a sventare tutto.